quarto di finale della Champions Cup Frates di fronte Sultano BC contro Poretti Team e Sultano in maglia giallo-blu primi nel girone B, vincitori del secondo raggruppamento di fronte il Poretti Team maglia bianca quarta nel girone A. Filippo Sartoni del Sultano, 3-0, un po' pesante per quanto si è visto in campo, insomma, considerando anche le tante parate del loro portiere. È una sconfitta che lascia l'amaro in bocca. Ciappi è stato bravissimo oggi, ha neutralizzato tutti i nostri tentativi e ci si è messa anche la sorte con traverse e pali, però complimenti agli avversari, hanno fatto una partita veramente perfetta. Qualche rimpianto appunto su questa partita, al di là della sfortuna, il vostro atteggiamento oppure insomma è stata soltanto sfortuna? No, sicuramente abbiamo dei demeriti perché ci hanno dipinto come favorita e abbiamo creduto di esserlo, quindi oltre alla sfortuna dobbiamo mettere anche i nostri demeriti e speriamo in un futuro di poter migliorare. Allora, qui siamo con Riccardo Carosi, tripletta per portare Poretti Team in semifinale. Ti porti via il pallone, insomma, penso una serata fantastica per te. Bellissima, però non si può portarsi via il pallone perché sennò Silvano ci rincorre, quindi mi garberebbe, ma non si può. Comunque devo fare complimenti ai miei compagni perché è stata una partita giocata in maniera perfetta, veramente in maniera intelligente, quindi sono molto contento dei ragazzi. Un po' di fortuna sul secondo gol, il terzo veramente molto bello. Grazie, sì, ci vuole anche quella nel calcio, sì, si è vista nei mondiali, si è vista in Champions League, si è vista da tutte le parti, ci vuole anche un tocchino di fortuna ogni tanto. Siamo stati molto sfortunati nelle ultime partite, stasera è andata bene finalmente. E adesso semifinale, come te la senti? Me la sento che ce la giochiamo con tutti quanti e non abbiamo paura di nessuno, e andiamo per vincere. Matteo Ciappi, un altro dei grandi protagonisti della serata, insomma, Rosi 3 gol, ma te l'ha prese veramente tutte. Sì, oggi è andata bene, io contro di loro ho già avuto la fortuna di giocarci due volte l'anno scorso, sono veramente forti, quest'anno ci abbiamo giocatori
penso ancora molto più forti come Tafra in attacco, che mi ha impressionato davvero tanto e penso sia uno, se non il giocatore più forte del torneo davvero, e andava bene, ho fatto il mio e sono sempre contento quando non subisco gol. Senti, a parte un po' di fortuna su una parata, una carambola anche sulla schiena eccetera, qual è stata la parata più difficile? La parata più difficile... La più difficile... Fate troppo, diciamo la fate No, comunque una sotto fly. Non so quale, ma una sotto fly. Vai.